Cominciamo allora questa adunanza solenne del 2021. Benvenuti. Mi chiamo Andrea Rinaldo, sono da pochissimi giorni presidente dell'Istituto Veneto e volevo segnalare come evidente la irritualità di questa solenne, con le sue prassi, con i suoi pregi e cose. L'unica cosa che non è veramente irrituale è la presenza in Palazzo Ducale, naturalmente, che era la casa dell'Istituto nell'Ottocento. Tutto il resto è, dovete avere pazienza. In particolare a noi pesa non tanto la mancanza delle autorità da ringraziare, da salutare, o degli ospiti che di solito siamo in grado di avere, quanto la mancanza dei consoci per la stragrande maggioranza, che nemmeno in Palazzo Franchetti per oggi vi possono salutare, anche per il numero, diciamo, dei nuovi consoci a cui diamo il benvenuto quest'oggi. E il rituale è anche il fatto che non sia stata, questa è l'ultima adunanza del Consiglio di Presidenza precedente, presieduto da Gerardo Ortaldi, e quello che vedete qui è il Consiglio di Presidenza che ha terminato da pochi giorni formalmente il proprio servizio. E quindi, senza altra esitazione, cedo volentierissimo la presidenza al Presidente Gerardo Ortaldi, che appunto conduce l'adunanza solenne per il 2021. Colpo basso, sarebbe toccato a lui, comincia a scaricarmi qualcosa e comunque sono molto lieto di essere al suo fianco come futuro presidente, sicuro che sarà una presidenza assolutamente di prim'ordine. A me toccano alcune cose che ho cercato di rimediare alla fine tenendo conto del suo ordine preciso, devi fare tu. E comincio con la relazione. La relazione per questa adunanza solenne del 2021, abbiate pazienza, sarà molto burocratica, ma fa parte della tradizione di questa nostra consociazione, di questo nostro istituto. E allora, cari soci, gentili ospiti, devo appunto, come dicevo, alla cortese insistenza, piuttosto all'ordine del nostro nuovo presidente Andrea Rinaldo, se tocca a me la relazione di fine anno accademico e non a lui, già in carica e pienamente operativo. Finalmente sento giunto il decreto ministeriale della sua nomina. Si tratta per me di uscire di scena dopo molti anni passati lavorando con l'Istituto, soprattutto dopo 18 anni di Consiglio di Presidenza, dovendo in sostanza rispondere in particolare, come nella prassi, dei miei ultimi 6 di mandato. I tempi strettissimi mi impongono la sintesi assoluta, con l'impegno di non togliere tempo alla normale attività, e insisterò soprattutto sugli impegni culturali di questi ultimi anni, proseguiti anche in questo ultimo lungo periodo di pandemia. Del resto, l'Istituto nei suoi 200 anni di vita non si è mai fermato, nemmeno nei tempi più duri della storia del nostro Paese. Ha continuato a funzionare anche dopo Caporetto. Tuttora vale grazie all'impegno costante dei nostri soci e alla robustezza dell'Istituto e del personale che con noi collabora. Così ricordo anzitutto nei 6 ultimi anni di questa presidenza i numerosi corsi, workshop, seminari, scuole, in parte di cadenza annuale, che ormai da decenni costituiscono una tradizione. Così ricordo il periodico Seminario di Storia dell'Arte Veneta in collaborazione con l'École du Louvre, la scuola di biofisica pure applicata in collaborazione con la Società Italiana di Biofisica, le giornate di studio sul vetro veneziano in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano dell'Associazione Internazionale per l'Histoire du Verre, con il Laboratorio Analisi Materiali Antichi dell'UAV e il Museo del Vetro, Fondazione Musei Civici di Venezia. E ancora il corso di formazione in collaborazione con l'Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche, per citarne alcuni, e ancora quelli di italiano, i corsi di italiano, di matematica, scienze, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei e con il supporto decisivo dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Per alcune di queste iniziative la pandemia ha impedito negli ultimi tempi, non troppo brevi,
le attività in presenza, con ripercussioni alle quali si è rimediato con l'impiego nell'uso delle tecnologie digitali, con un'esperienza ora pienamente disponibile maturata nelle iniziative di questo tipo che ammontano a ben 39 nel corso degli ultimi 6 anni. Quanto a convegni, conferenze, congressi, presentazioni di libri, non posso elencare le 50 iniziative organizzate dai nostri soci tra il 2015 e il 2021, molte delle quali a carattere internazionale. Fa tuttavia piacere segnalare che anche in quest'ultimo difficile anno di pandemia l'Istituto ha proseguito con la serie di iniziative tradizionali di ogni anno, iniziative di rilievo. Altre iniziative, tra quelle più recenti, di altro genere, segnalo l'attiva partecipazione al Festival di Venice Glass Week, giunto quest'anno alla 5ª edizione, la manifestazione promossa e organizzata congiuntamente con la Fondazione Cini, Le Stanze del Vetro, la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Consorzio Promo Vetro Murano. Questo col supporto del Comune di Venezia e il patrocinio della Regione del Veneto. È un'iniziativa che da sempre intende sostenere la realizzazione e la produzione di vetro artistico, che è un'attività profondamente legata alla tradizione e alla cultura veneziana. Le mostre sono state 32, tenutesi presso le sedi dell'Istituto tra il 2015 e il 2021. 23 a Palazzo Loredan, 7 a Palazzo Franchetti, 2 al Magazzino alle Zattere. In specifico, 5 sono quelle da noi organizzate in collaborazione con altre realtà e 9 quelle organizzate unicamente dall'Istituto Veneto, comprese quelle 4 piccole mostre documentari alle quali siamo molto legati, prodotte soltanto con materiale dei nostri archivi, anche in vista di una loro giusta valorizzazione, che consenta di evidenziare quanto di storicamente importante è conservato nei ricchi fondi dell'Istituto. Il risultato positivo di questo impegno nell'ambito delle mostre è misurabile riferendosi agli oltre 700.000 visitatori certificati per quegli eventi che abbiamo costruito. Le realtà culturali con le quali abbiamo collaborato operativamente sono state l'Archivio di Stato di Venezia, la Fondazione Ligabue, la Fondazione Musei Civici di Venezia, la CINI, l'Archivio Carlo Montanaro, la NASA, il Ministero della Cultura cubano, quello della cultura portoghese, l'European Roman Institute per l'Arte e la Cultura, la Fondazione Berengo, il Romanian Cultural Institute e l'ACP, l'Art Capital Partners e infine lo Zaha Hadid Architects. Sono iniziative che in fase pandemica hanno visto la sospensione delle attività in presenza, ma hanno spinto ad un maggiore ricorso alle tecnologie digitali e possiamo contare una 40 di iniziative di questo tipo, organizzate negli ultimi 6 anni, tanto di alto livello quanto rivolte ad un pubblico largo. Sono state 22 in tutto queste. In particolare negli ultimi anni si è giunti ad una serie di appuntamenti aperti al pubblico con cadenza regolare sotto il cappello i mercoledì dell'Istituto Veneto. Purtroppo la pandemia ne ha imposto la sospensione, ma si confida che potrà essere presto ripresa in sicurezza questa iniziativa che ci accompagna da sempre. Con prospettive culturali più mirate, ci si è mossi con i 50 convegni, conferenze, congressi, presentazioni di libri e fa piacere segnalare come anche nel corso dell'ultimo difficile anno, segnato dalla pandemia, l'Istituto non si sia fermato ed abbia proseguito nella promozione di iniziative di rilievo. In altro ambito è da citare la nostra partecipazione alla Venice Glass Week, giunta quest'anno alla 5ª edizione, organizzata con la Fondazione Cini, Le Stanze del Vetro in particolare, la Fondazione Musei Civici di Venezia, il Consorzio Promovetro Murano, con il supporto del Comune di Venezia e il patrocinio
della regione del Veneto. Tutte queste iniziative intendono sostenere la produzione soprattutto del vetro artistico, che è da sempre legata a Venezia, alla cultura veneta. Mostre. Ne sono state fatte 32 in tutto, presso le sedi dell'Istituto Veneto, tra il 2015 e il 2021. 23 a Palazzo Loredan, 7 a Palazzo Franchetti, 2 al Magazzino Le Zattere. Sono state 18 quelle ospitate, 5 quelle organizzate in collaborazione con altre realtà e 9 realizzate unicamente dall'Istituto Veneto. Da questo punto di vista segnalo soprattutto le mostre dedicate al vetro. Ci sono le mostre documentarie organizzate dall'Istituto, sono state 4 mostre documentarie prodotte esclusivamente con materiale cartaceo, cartografico, fotografico, di proprietà e di interesse dell'Istituto, con un progetto di valorizzazione culturale del documento, che diventa così parte viva e oggetto parlante e consente di mettere in evidenza quel che di bello, credo, interessante, credo, curioso, ne sono convinto, è conservato nei fondi archivistici dell'Istituto. L'esito positivo di questo genere di iniziativa è misurabile una volta tanto attraverso il 700.000 visitatori complessivi delle mostre, certificati questi. I premi che tradizionalmente consegniamo e che ancora oggi consegneremo nonostante l'emergenza in cui ci troviamo sono stati 47 per complessivi 200.000 euro ed è sempre stato un motivo di orgoglio dell'Istituto Veneto la promozione di concorso a premi per studi, ricerche, tesi di laurea, tesi di dottorato. Nei 6 anni dell'ultimo mandato sono stati 47 i conferimenti di premio, per un ammontare complessivo superiore di oltre 200.000 euro. E, come dicevo, questo è un motivo di orgoglio, se posso permettermi, da parte nostra, riconoscere il merito nella ricerca degli studiosi, molti dei quali, direi la grande maggioranza dei quali, sono dei giovani. È un incentivo a mantenere vivo il loro impegno nel promuovere il progresso della conoscenza. Ripeto, ci è particolarmente caro. È stato inoltre ribandito per quest'ultimo anno una cosa di ieri, cioè il premio dell'Istituto Veneto per Venezia, che era stato avviato nel 2008 e sospeso nel 2015, per questa ripresa temporanea, una tantum, è espressione della volontà della presidenza uscente di ribadire l'attenzione dell'Istituto verso la città che ne ospita la sede. Oltre a questo c'è l'impegno a prendersene cura di questi obblighi, di queste città, di queste presenze, tenendo alta l'attenzione sui problemi che affliggono Venezia e il suo complesso, incentivandone così la soluzione. Infine, citiamo il premio Glass in Venice, promosso in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia dal 2012. Il premio intende essere un riconoscimento di prestigio, e tale è diventato, per artisti e maestri del vetro che si siano particolarmente distinti con la loro opera, lavorando nel quello che è il grande solco della tradizione muranese riguardo al vetro soffiato, attraverso scuole, tecniche diverse. I tirocini, un'altra attività nostra in tema di giovani, la ricordiamo perché l'Istituto da anni accoglie gli studenti universitari che fanno richiesta di svolgere presso di noi le ore di tirocinio necessarie per il completamento della loro formazione accademica e talora di studenti della scuola secondaria di secondo grado che siano impegnati in la formula, diciamo di norme, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e l'ex alternanza scuola-lavoro, che ha cambiato nome ma rimane la stessa.
Questi ragazzi vengono accolti presso i settori dell'editoria e degli archivi e in questi 6 anni sono stati più di 30 gli studenti accolti. Resta ancora, non solo, ma in particolare l'attività editoriale che ci accompagna da sempre. È tra le attività di maggiore rilievo del nostro istituto e nel periodo 2015-2021 sono stati editi dall'istituto circa 70 tra poco più di 70 tra volumi e fascicoli non 4 pagine ma cose di solida presenza, insomma. Prevalentemente sono atti e memorie a cui si sono aggiunti 8 volumi in coedizione per un totale di circa 28.000 pagine che abbiamo pubblicato. Tra le tante pubblicazioni ci preme citare la collana Venezia Senato Deliberazioni Miste, un lavoro poderoso confluito in un programma editoriale condotto per oltre un ventennio che con la pubblicazione di non ricordo neanche quanti volumi in questi anni è giunto finalmente, in questi 6 anni è giunto finalmente a completamento, è una esperienza chiusa, è la più grande raccolta di fonti che sia stata pubblicata, omogenea, che sia stata pubblicata in Italia, certamente in questo dopoguerra e forse anche in anni precedenti. Tra le novità introdotte dalla presidenza uscente, segnalo anche l'edizione delle posizioni ufficiali su argomenti di particolare interesse. Con la divulgazione di questi, gratuita ovviamente, di questi documenti, l'Istituto ha di volta in volta accolto le istanze di alcuni dei propri soci, istanze ad assumere una posizione chiara su questioni di grande attualità e rilevanza. Le tematiche finora trattate in particolare sono state vaccini e vaccinazioni, per l'italiano e per le lingue, terremoti nel Veneto, appello per iniziare un percorso di conoscenze e prevenzione. Su proposta avanzata dai nostri collaboratori, dai nostri preziosi collaboratori, che qui ringrazio come ogni volta che mi capita in occasioni pubbliche, ogni volta che mi capita la possibilità di farlo, con iniziative proposte dei nostri collaboratori, dipendenti, collaboratori, diciamo. Si è inoltre dato avvio a un inserto periodico alla consueta lettera che sistematicamente raggiunge per via telematica i soci, oltre ad un largo e sempre crescente, devo dire, pubblico di utenti, il periodico a cadenza mensile. Esiste poi tutto il settore di biblioteche e archivi. Qui è molto importante l'operazione che è stata compiuta di liberazione del magazzino di Mestre. Era una vecchia pendenza che avevamo, era un acquisto fatto in anni passati, quando la conservazione libraria aveva certi parametri. Il magazzino di Mestre, che era di proprietà, che è stato poi venduto all'università, ha consentito d'altra parte di puntare sulla valorizzazione del patrimonio librario più delicato e significativo che è stato attentamente selezionato. Ci sarebbero altre cose ancora, ma credo di avervi afflitto già a sufficienza con i numeri, ma tocca anno per anno, stavolta toccava un po' più lungo perché rendiamo conto a voi di un periodo di intero mandato della Presidenza. Ancora abbiamo una forte presenza di libri di soprattutto di ottima selezione. Abbiamo edizioni del 500-600, abbiamo la Biblioteca Lussati, abbiamo tutto questo è visibile nel catalogo a stampa, stampato, curato dall'Istituto. E ricordo ancora la biblioteca di Angelo Minich, ma insomma c'è una serie di titoli, di raccolte, che significa che la nostra biblioteca ancora esiste, è una biblioteca però più mirata, più destinata a ricerca, più costruita sulla base di quella che è la nostra tradizione
è il nostro obbligo. Finita questa parte, così diciamo, catalogica che mi tocca, mi permetterei qualcosa invece di più personale, con la dovuta e stringata al massimo, badate, ho cercato di risparmiarvi una quantità di numeri che avrebbe travolto me prima di voi nel cercarli e voi oggi nell'ascoltarli. Allora, con questa relazione che ho appena fatto, ho concluso, ho detto quanto statutariamente mi compete. Però vorrei permettermi qualche considerazione finale, tirando le somme, meno di numeri e più di valutazioni. E devo dire che mi sento in debito nei confronti dell'Istituto Veneto per quanto ho ricevuto, piuttosto che in credito per quanto ho dato. Il mio incontro con l'Istituto Veneto risale ben prima, ai 3, 6, 12, 18 anni di consiglio di presidenza. E le realtà proprie della tradizionale accademia mi parvero subito, in questi anni, strutturalmente altra cosa rispetto a quello che già conoscevo. Qui da noi era in atto la globale ristrutturazione, per dare un esempio delle attività che si hanno accompagnato, la globale ristrutturazione della sede che ci ospita, fin da quando lasciamo Palazzo Ducale per Palazzo Loredan. Intanto le favorevoli situazioni finanziarie che erano e sono il frutto di oculate gestioni di lunghissimi decenni consentivano l'acquisto di Palazzo Franchetti, salvato dalla già prevista destinazione Grande Albergo di Lusso. Le condizioni, le cautele, i risparmi maturati negli anni, pur senza ridurre l'attività culturale, consentivano impegni che forse nessuna altra struttura come la nostra, per quanto posso valutare, avrebbe potuto permettersi contando esclusivamente sulle proprie risorse. Le gestioni dei nostri passati presidenti faceva del nostro istituto una realtà non soltanto di alto prestigio internazionale, che questo è, diciamo, quasi obbligatorio per realtà come l'Istituto Veneto, ma anche un centro di attività culturale robusta, libera dai pochi riscontri. Una attività culturale che non deve niente a nessuno, perché si mantiene da sola. Questa favorevole situazione non è un dono del cielo, ma è l'esito di cauti impegni che garantiscono piena e libera capacità operativa e nel contempo impongono comportamenti virtuosi. Di tutto questo noi dobbiamo rendere merito a chi ci ha preceduto e a chi oggi fa parte del corpo sociale, tutto avendo ben presente anche i meriti, ripeto, e questo è fondamentale, del nostro personale, del personale tutto, dei 24 collaboratori, in particolare del nostro, non so come dire, amministratore, quello che ci segue nei conti, Bruno Bertaggia, e del cancelliere Giovanna Palandri. Purtroppo non c'è tempo, non c'è modo di ringraziare personalmente tutti i 24 nostri dipendenti, ma il ringraziamento è collettivo. A questo punto credo di avere finito, se non hai niente da aggiungere, Andrea, su questa relazione, sugli anni passati. Vuoi forse? No, certo. Va bene. Allora procediamo con l'adunanza. Con l'adunanza che ci porta alle informazioni dovute e rituali. Dobbiamo alzarci per dire. Dunque, come sempre, noi partiamo col ricordo che ci hanno lasciato in questi anni, cioè con i soci che sono deceduti. Li ricordo. Antonio Ambrosetti, professore emerito di analisi matematica della Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste, era socio effettivo dal 2008, deceduto il 20 novembre del 2020. Mario Ruggenini, professore emerito di filosofia teoretica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, socio effettivo dal 2011, deceduto il 18 gennaio del 2021.
Alfredo Margret, professore emerito di patologia generale nell'Università di Padova, socio effettivo dal 1997, deceduto il 18 marzo 2021. Giorgio Bernardi, direttore di ricerca onorario del CNRS, presidente dell'International Union of Biological Science, socio corrispondente non residente dal 2004, deceduto il 16 aprile 2021. Manlio Pastore Stocchi, professore già ordinario di letteratura italiana a Padova, socio effettivo dal 1989, deceduto il 6 giugno del 2021. Cesare Galimberti, professore emerito di letteratura italiana all'Università di Padova, socio effettivo dal 1994, deceduto il 2 luglio del 2021. E infine Giovanni Zacher, professore emerito di istituzioni di algebra superiore all'Università di Padova, socio effettivo dal 1986, deceduto nel luglio del 2021. E in questo momento di raccoglimento desidero associare la tristezza del rimpianto insieme all'espressione del nostro sentito cordoglio ai loro cari, al ricordo del contributo che questi soci che ci hanno lasciato hanno assicurato alla nostra istituzione. Grazie. A questo punto dobbiamo passare alle cose più gradevoli, all'elezione dei nuovi soci. E quindi passo la parola a Andrea Rinaldo, che in realtà mi ha obbligato a questo compito odierno, sostenendo che faceva tutto questo parte del passato esercizio. Mentre il suo decreto di nomina da parte del Ministero è arrivato, dopo le mie ansiose sollecitazioni e gli uffici ne sono testimoni, al Ministero perché si sbrigassero. Finalmente è arrivato e ha approfittato ancora invece per affidarmi cose che ormai non mi competono più. A te. E forse è l'unica volta che in 6 anni di presenza di Gherardo non siamo stati d'accordo. E quindi ho prevaricato questo. Allora, la prassi è semplice, vengono nominati i nuovi consoci con la qualifica e la classe e verrà proiettata la loro immagine rapidamente. Chiediamo al consorcio, se è presente, solo di alzarsi, non possiamo fare diversamente naturalmente, e ce ne scusiamo. Quindi se è pronta ecco, nuovi soci della classe di Scienze Morali, di Lettere ed Arti. Possiamo cominciare? Aspetto a vedere dallo schermo la... Tu leggi il nome. Allora, tu leggi cosa? Daniele Baglioni. Ordinario di Linguistica Italiana nell'Università Ca' Foscari di Venezia, redattore degli studi linguistici italiani e membro del Comitato dei Romanica Homolucensia. Ha collaborato con Lessico Etimologico Italiano. Jacopo Bonetto. Ordinario di Archeologia Classica nell'Università di Padova. Gli interessi di ricerca sono indirizzati all'organizzazione del territorio nell'antichità e l'evoluzione dei siti urbani del Mediterraneo greco, fenicio, punico e romano. Fenicio, punico e romano. No. Io salterei gli applausi, perché sono o per tutti o per nessuno. Chiederei, ne faremo uno collettivo alla fine. Se... Però la nostra gratitudine e il nostro benvenuto è molto sentito, questo è certo, ecco, nonostante le circostanze. Il prossimo, Lucio Cortella. Quelli che stiamo nominando ora sono i nuovi soci della classe di lettere. Della classe di scienze morali, sì. Sì. Ordinario di storia della filosofia nell'Università Ca' Foscari di Venezia, studia sia la tradizione ermeneutica sia quella dialettica, è tra i fondatori del Seminario Nazionale di Teoria Critica. Daniele Franco. Economista, banchiere, funzionario e politico italiano, è ministro dell'Economia e delle Finanze dal febbraio 2021,
studioso di finanza pubblica, previdenza sociale e distribuzione del reddito, non ha potuto essere presente oggi in sala. Marcello Fracanzani. Già ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Udine, per i suoi contributi come studioso e come avvocato, dal 2018 è consigliere della Suprema Corte di Cassazione per meriti insigni. Uwe Israel. Già direttore del Centro Tedesco di Studi Veneziani, è ordinario di storia nell'Università di Dresda. Si occupa di storia sociale, religiosa, giuridica e politica tedesca e italiana nel tardo Medioevo. Tiziana Lippiello. Rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia dal 2020, dove è ordinario di lingua cinese classica, storia della filosofia e delle religioni della Cina. È studioso in particolare di letteratura cinese antica e contemporanea. Tommaso Montanari. Ordinario di storia dell'arte moderna presso l'Università per Stranieri di Siena, di cui è rettore, storico dell'arte e saggista, si occupa in particolare di temi legati al patrimonio culturale e alla coscienza civile. Daniele Morandi Bonacossi. Ordinario di archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico nell'Università di Udine. Ha diretto numerose campagne di scavo e ricognizione archeologica in diversi siti del vicino Oriente, Siria, Oman, Yemen e Iraq. Non ha potuto oggi essere presente. Massimo Osanna. Ordinario di archeologia classica nell'Università di Napoli Federico II. Direttore generale musei presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha diretto la soprintendenza per Pompei, Ercolano e Stabia e il Parco archeologico di Pompei e non ha potuto essere presente in sala oggi. Gianni Penzo Doria. Dal 2019 direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, componente del Comitato Scientifico dell'International Institute for Archival Science e del Consiglio Generale della Fondazione Cini di Venezia. Luca Riccardi. Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali nell'Università di Cassino, si occupa di storia della politica estera italiana nell'Ottocento e nel Novecento, cui ha dedicato saggi e articoli e alcune monografie. Nicholas Stern. Ordinario nella London School of Economics, autore del rapporto sull'economia dei cambi climatici, sulla Stern Review del 2007, sul cambiamento climatico e sulle politiche di mitigazione, è membro dell'advisory group del General on Climate Change Financing, non è presente in sala. Antonio Varsori. Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali nell'Università di Padova, si occupa di integrazione europea e politica estera italiana, è membro dell'Istituto Sirice, della Università di Parigi, la Sorbonne, e del Centro Ideas della London School of Economics. Piermario Vescovo. Ordinario di discipline dello spettacolo nell'Università Ca' Foscari di Venezia, direttore del Teatro Stabile di Verona, si occupa di drammaturgia italiana e in particolare del rapporto fra letteratura e arti visive. Sono stati eletti per la classe di scienze fisiche, matematiche e naturali i soci che vi presentiamo adesso. Patrizia Agostinis. Ordinario di medicina cellulare molecolare nell'Università di Lovanio in Belgio, group leader del Center for Cancer Biology, si occupa in particolare di cell death, research e terapie. Grazie anche di essere qui, il socio straniero. Lidia Armelao. Ordinario di chimica generale inorganica nell'Università di Padova, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologiche,
dei materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si occupa in particolare di nanosistemi molecolari funzionali. Martino Bardi, ordinario di analisi matematica in Padova, Isaac Award nel 2016 per i suoi importanti contributi alla teoria e alle applicazioni dei giochi dinamici. Pier Francesco Bassi, ordinario di urologia nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore della clinica urologica del Politecnico Gemelli di Roma, è direttore della scuola lì, della scuola di specializzazione. Roberto Bassi, ordinario di fisiologia vegetale nell'Università di Padova, si occupa di produttività primaria, in particolare di fotosintesi, fotoprotezione, fotopercezione, bioenergia e biocombustibili. Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF. Collabora a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all'astrofisica delle alte energie. È esperto scientifico del Ministero della Ricerca per il cluster aerospazio. Riccardo Dalla Favera, direttore dell'Istituto per la Genetica del Cancro alla Columbia University di New York, professore di patologia e biologia generale, di genetica e sviluppo, di microbiologia e immunologia. E alla Columbia University di New York, naturalmente. Thibault Damour, fisico teorico, professore all'Institut des Hautes Études Scientifiques, si occupa di teoria della relatività generale, di cosmologia e dei nuovi concetti di gravitazione suggeriti dall'unificazione della relatività generale. Non è oggi presente in aula. Quelli che non sono presenti naturalmente hanno motivato l'assenza e hanno pregato, ma la cosa era scontata, data gli impegni che avevano, di giustificarli. E qualcuno degli assenti ha anche mandato un messaggio che la Cancelleria provvederà a mettere nel sito, nella polifera dove sarà il caso. Sì, quindi sarà leggibile. Sarà leggibile, certo. Antonio De Simone, ordinario di biorobotica nella Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, si occupa in particolare di meccanica teorica computazionale di sistemi biologici, per esempio della motilità di organismi biologici e di robot bio ispirati. Federico Faggin, fisico, inventore, imprenditore italiano naturalizzato statunitense, pioniere dello sviluppo delle tecnologie informatiche, insignito della National Medal of Technology and Innovation dal presidente Barack Obama, non è oggi presente in aula. Fausto Guzzetti, direttore di ricerca e coordinatore delle attività tecnico-scientifiche per la previsione e la prevenzione dei rischi del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa in particolare di rischi idrogeologici e geologici. Mauro Mezzetto, coordina le attività di Aiga Energy Physics in Europa su mandato della Società Europea di Fisica. Si occupa in particolare dello studio dei neutrini, sia prodotti da raggi cosmici e dal Sole che prodotti da sorgenti artificiali. Michele Morgante, ordinario di genetica nell'Università di Udine, direttore scientifico dell'Istituto di genomica ovviamente applicata, si occupa in particolare di genetica delle piante e dell'uso di geni per il miglioramento genetico tradizionale transgenico di piante coltivate. Fabrizio Nestola, ordinario di mineralogia nell'Università di Padova e direttore del Dipartimento di Geoscienze, si occupa in particolare della geologia del mantello terrestre sulla base di analisi della formazione di diamanti. Roberto Piovani, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il gruppo di Padova per ricerche sulla fusione. Si occupa in particolare di nuove tecnologie e impianti destinati allo sviluppo della fusione quale fonte di energia.
Mario Plebani, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell'Università di Padova, direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio presso l'azienda ospedale Università di Padova. Si occupa in particolare dei servizi di diagnostica integrata. Roberto Ragazzoni, ordinario di astronomia e astrofisica, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, si occupa di strumentazione astronomica da terra e dallo spazio, è inventore di dispositivi per l'osservazione del cielo a largo campo. Jürgen Renn, fisico storico della scienza, direttore del Max Planck Institute for the History of Science di Berlino. I suoi interessi di ricerca riguardano gli sviluppi a lungo termine della conoscenza in considerazione dei processi di globalizzazione. Non ha potuto essere presente in aula oggi. Daniela Rubatto, ordinario di geochimica all'Università di Berna. Si occupa in particolare di geochimica degli isotopi e petrologia metaforica in diversi campi della mineralogia, tettonica, geochimica inorganica e geocronologia. Non possiamo chiedere a un medievista di sapere cos'è metamorfico, deve avere pazienza. Flavio Seno, ordinario di fisica della memoria condensata nell'Università di Padova, direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei. Si occupa in particolare di meccanica statistica dei sistemi complessi e di fisica biologica. Paolo Villoresi, ordinario di fisica sperimentale nell'Università di Padova, direttore del Padua Quantum Technologies Research Center. Si occupa in particolare di energia delle comunicazioni e ingegneria aerospaziale, informatica e ottica. Antonella Viola, ordinario di patologia generale nell'Università di Padova, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, si occupa di immunologia e di divulgazione scientifica. Non è presente in aula. Tutti questi che non hanno potuto essere presenti in aula riceveranno la documentazione direttamente. La situazione esistente ha reso più complesso quello che in altri tempi sarebbe stato molto, molto più semplice. Oltre ai nuovi eletti è stato votato il passaggio effettivi di 12 soci, già soci corrispondenti dell'Istituto. Vuoi leggerli tu? No. Leggo io. Volevo prendere fiato, ma non ci sono riuscito. Ha ragione Renzo, applaudiamo. Dopo l'applauso poi sarà anche quello finale, che era già previsto. Dicevo, oltre ai nuovi eletti è stato votato il passaggio soci effettivi di 12 soci già corrispondenti dell'Istituto. Vuoi leggerli tu? Li leggo io. Per la classe di scienze morali, Giuseppe Amadio, professore ordinario di diritto civile nell'Università di Padova, Antonella Barzasi, professoressa ordinaria di storia moderna nell'Università di Padova, Sandro Franchini, cancelliere emerito dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Claudio Grigio, professore già ordinario di letteratura italiana all'Università di Udine, Roberto Costoris, professore ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Padova, Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia a Ca' Foscari in Venezia, Carla Marcato, professoressa ordinaria di linguistica italiana nell'Università di Udine. Questo per la classe di scienze morali, che forse potrebbe anche cambiare nome, non chiamarsi più come in antico classe di scienze morali. Per la classe di scienze fisiche si tratta di Franco Cardin, professore ordinario di fisica matematica nell'Università di Padova,
Fernando De Felice, che non è presente, non può essere presente oggi in sala, professore già ordinario di fisica teorica nell'Università di Padova, Marino Gatto, professore emerito di ecologia del Politecnico di Milano, Michele Maggini, professore ordinario di chimica organica nell'Università di Padova, Gianpietro Semenzato, professore emerito di medicina interna e di ematologia nell'Università di Padova. Complimenti a tutti i neoeletti e soprattutto benvenuto ai nuovi soci che entrano da oggi nel nostro Istituto Veneto. Ancora, questo vuoi farlo tu? Voglio farlo tu questo. Badate, queste sono le prepotenze del nuovo presidente. Io ero molto più dolce, vi assicuro. Allora, 24 aprile c'è stata, tra l'altro, l'elezione del nuovo Consiglio di Presidenza. Nell'adunanza privata del 24 aprile scorso si sono tenute le elezioni per il nuovo Consiglio di Presidenza. Verranno proiettate le immagini. Il Consiglio di Presidenza dell'Istituto per il triennio che si apre, 2021-2024, è così composto. Presidente Andrea Rinaldo, professore ordinario di costruzioni idrauliche nell'Università di Padova e director del laboratorio di ecodiodrologia, così queste cose sai, complimenti, dell'École Polytechnique Fédérale di Losanna, vicepresidente Claudio Consolo, professore ordinario di diritto processuale civile alla Sapienza dell'Università di Padova, poi segretaria della classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, Elena Francesca Ghedini, professore emerito di archeologia e storia dell'arte greca e romana all'Università di Padova, come segretario della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, eletto Carlo Barbante, professore ordinario di chimica analitica nell'Università Ca' Foscari di Venezia, direttore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Amministratrice Maria Elena Walker, professore ordinario di automatica nell'Università di Padova e revisore dei conti dell'Istituto Veneto. Se posso aggiungere qualcosa fuori dal protocollo, direi che sarà un'attentissima amministratrice, dal momento che il suo inizio di lavoro prezioso è stato nell'accorgersi che mancava il punto nella prima fase della relazione che le veniva proposta. Questo ci garantisce sulla oculatezza del futuro. Naturalmente ai nuovi soci corrispondenti e ai soci stranieri va il caloroso benvenuto nostro del Consiglio di Presidenza dell'Istituto, con l'invito forte di partecipare attivamente alla vita accademica al nuovo Consiglio di Presidenza che entra in funzione, che anzi è già entrato in funzione, e ai nuovi soci effettivi l'augurio di un impegno rinnovato nel loro contributo alle attività e al progresso dell'Istituto. Grazie a tutti. Ci tocca a me come vicepresidente. Adesso, non come vicepresidente, ma come presidente, questo è un duello che si concluderà soltanto quando saremo scesi dalle scale. Adesso tocca a te. Questo che faccio con grande piacere adesso, mi tocca in quanto vicepresidente della precedente gestione. Tu dovresti procurarti questi, perché allora il vicepresidente per tradizione legge i premiati e chiama, in questo caso i premiati sono pochi, sono disposti qui davanti per ricevere i complimenti nostri, ci alziamo solo noi in piedi naturalmente. Concorso al premio dell'Istituto Veneto per Venezia di euro 10.000. per un articolo o un breve saggio riguardante Venezia, che si distingua per l'acutezza dell'analisi della realtà veneziana, colta nei suoi vari aspetti sociali, economici, storici o naturalistici. La commissione giudicatrice era composta dal Consiglio di Presidenza, questo Consiglio di Presidenza intero,
E dai soci Paolo Baratta, Michele Bugliesi, Ignazio Musu, Anna Sommers-Cox e Wolfgang Wolters. Il premio è stato assegnato ex aequo in questo caso, e nel corso di una cerimonia che si è tenuta fra l'altro ieri a Palazzo Franchetti. E i premiati sono Gustav Hofer, che preghiamo di venire, per il video reportage intitolato Gli ultimi veneziani. Qui possiamo battere le mani. Grazie. E a Carolyn Smith e Jane D'Amosto per il saggio We Are Here Venice, Whose City Is It Anyways? Ma dopo tutto, diciamo, di chi è Venezia? Jane D'Amosto ritira il premio. E grazie. Concorso al premio Mario Bonsembiante di euro 5.000 per una tesi di dottorato su argomenti nel campo alimentare o nutrizionale. La commissione giudicatrice era composta dai soci Gianantonio Danieli, Gerolamo Lanfranchi, Maria Katia Sorgato. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Cristina Campo Benedetto per la tesi di dottorato Identification New Products with Biostimulant Action and Evaluation of Their Effects on Plant Growth and Development by using genomic and metabolic approaches. Congratulazioni. Concorso a premio Marina Magrini di euro 3.000, destinato a laureati in storia dell'arte con temi di ricerca in scultura e pittura di ambito veneto del Settecento nelle sue diaspore europee. La commissione giudicatrice era composta dalla professoressa Stefania Mason, dai soci Gilberto Pizzamiglio e Giandomenico Romanelli. Il premio è stato assegnato al dottor Andrea Chiocca per il progetto di ricerca Il soggiorno inglese di Niccolò Cassana, 1711-1713. È l'ultimo, l'abbiamo messo per ultimo. Quindi. Concorso a premio Marco Marchesini, di euro 2.000. Per una tesi di laurea magistrale su un argomento di fisiologia. La commissione giudicatrice era composta dalla professoressa Maria Berica Rasotto e dai soci Gianantonio Danieli e Andrea Augusto Pilastro. Il premio è stato assegnato al dottor Alex Bellè per la tesi di laurea magistrale Ecologia comportamentale dello scoiattolo comune europeo, Cirrus vulgaris. Congratulazioni. Concorso al premio Angelo Minich di euro 10.000, riservato a contributi nel campo della medicina sperimentale. La commissione giudicatrice era composta dai soci Paolo Bernardi, Donato Nitti e Gianpietro Semenzato. Il premio è stato assegnato al dottor Luca Liberale. Congratulazioni. Concorso al premio Ugo Tucci di euro 5.000 per un lavoro originale e inedito riguardante Mediterraneo tra Medioevo ed Età Moderna. La commissione giudicatrice era composta dal professor Luciano Pezzolo, dai soci dal Piero Dal Negro e Gianmaria Varanini. Il premio è stato assegnato al dottor Umberto Signori per il lavoro dal titolo Proteggere i privilegi dello straniero, i consoli veneziani nell'impero ottomano tra 6 e 700. Prego, dottor. E molte e congratulazioni naturalmente. Concorso al premio Angelo Zamboni di euro 4.000 per uno studio originale e inedito di storia e critica dell'arte. La commissione giudicatrice era composta dalla professoressa Paola Marini e dai soci Anna Ottani Cavina e Giandomenico Romanelli. Il premio è stato assegnato al dottor Mauro Zazzeron per la tesi di dottorato tra la Biennale Capesaro e la secessione romana per un catalogo ragionato dei dipinti di Umberto Moggioli. Congratulazioni naturalmente. Allora, temo che il dottor Biondetti non sia ancora arrivato, arrivava stamattina. No, pare di no, ma insomma, comunque leggiamo, facciamo conto che sia presente perché è in arrivo, doveva arrivare per forza stamattina.
Concorso a premio Guerino Lenarduzzi di euro 4.000, destinato a laureati in medicina e chirurgia con una tesi di specializzazione o di dottorato nel campo della diagnostica per immagini o quello della radiologia interventistica. La commissione giudicatrice, composta dai soci Paolo Bernardi, Cesare Montecucco e Donato Nitti, il premio è stato assegnato al dottor Pierpaolo Biondetti per la tesi di specializzazione Sablate, o Sablate, non so come si dica, e Simplified Ablate Score for Prediction of Complications and Outcome in Percutaneous Thermal Ablation of Renal Lesions. Scusatemi, purtroppo ci vedo anche male. E non possiamo dargli la busta, però se si farà vivo avremo modo di consegnargliela. Comunque lo conserveremo e lo consiglieremo sicuramente, non sparirà. Non sparirà. Infine, il concorso al premio Andrea Marconato di euro 1.800, riservato a giovani che abbiano ottenuto la laurea magistrale nella classe di scienze biologiche delle scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, in cui la commissione era composta dalla professoressa Maria Berica Rasotto, dei soci Alessandro Minelli e Andrea Pilastro. Il premio, che è destinato a consentire al vincitore di trascorrere un periodo di studio presso un laboratorio straniero impegnato in ricerche di ecologia comportamentale, era stato inizialmente assegnato alla dottoressa Silvia Colombo per il progetto Corteggiamento dell'uccello giardiniere maculato, ruolo dell'apprendimento sociale. La vincitrice ha comunicato di essere onorata di aver ricevuto il premio Marconato, ma di non essersi, di trovarsi costretta a rinunciare, essendo stata ammessa al dottorato di ricerca presso l'Università di Melbourne, ed c'è un regime, nonostante i molti sforzi, di completa incompatibilità. Quindi lasciamo la traccia del fatto che la vincitrice, però non consegniamo il premio. Comunque, congratulazioni. Ecco. A questo punto, dopo la consegna dei premi, che è sempre un momento festoso e gradevole, quello di poter premiare dei giovani studiosi, aiutandoli nelle fasi iniziali della loro carriera, che spesso non è semplice, a questo l'Istituto tiene molto. Dopodiché passiamo a quella che è la nostra struttura sociale. Come sempre, dobbiamo iniziare ricordando i soci deceduti, i soci che ci hanno lasciato. Dobbiamo alzarci di nuovo. Abbiamo già fatto, è vero. Scusate, sì. Mi è stato messo due volte. Non volevo celebrare due volte. Chiamare Maurizio Prato alla lezione. Sì, adesso, sì, a questo punto, chiamiamo per la lezione magistralis Prato. Presentalo bene. Sì. Professor Maurizio Prato. Sì. Se sali, ricordo che Maurizio Prato è ordinario di chimica organica all'Università di Studi di Trieste. Si occupa e oggi ci parla di sinergie fra chimica e nanotecnologie, soluzioni possibili e sfide impossibili. Grazie. Travolti dalle carte. Prego. Ecco, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Come prima cosa desidero ringraziare il Presidente entrante, il Presidente uscente e tutto il Consiglio di Presidenza, la Cancelleria e tutti i soci per questo graditissimo invito. Tolgo la mascherina perché... Forse togliendo... Già parlo un po'. E quindi è un grande onore per me oggi raccontare questa storia in cui mettiamo insieme chimica e nanotecnologie per arrivare a soluzioni per problematiche importanti e difficili. E
Cosa state vedendo qui? Ecco, io viaggio moltissimo, e penso anche molti di voi viaggiano tanto, e io ogni volta che un aereo atterra ho paura che le ruote si buchino e che succeda qualcosa di veramente brutto, perché questo succede. Voi dovete immaginare un peso di centinaia, migliaia di tonnellate che fa uno sforzo enorme su queste gomme, e già noi sappiamo che le gomme delle nostre macchine si bucano così facilmente. Dice, che cosa ci sarà di particolarmente forte, di particolarmente bello in queste gomme che ci salva la vita? E, beh, se analizziamo il materiale di cui sono fatte queste gomme, sono fatte di gomma naturale o di gomma sintetica. Come additivi ci sono il carbone, il nero di carbone, che serve soprattutto per dissipare il calore, e il nylon e il Kevlar, che sono due polimeri che vengono aggiunti per rinforzare la gomma, che da sola forse non ce la farebbe. E questo grazie alla chimica, che solitamente nei mezzi di comunicazione viene abbastanza bistrattata. In realtà la chimica per noi chimici è magia, è fantasia, è creatività, perché noi possiamo creare non soltanto molecole, farmaci importanti, salvavita, come questi farmaci anticancro, ma tutto quello che oggi ci circonda, come dentifrici, profumi, caramelle, saponi e gel per i capelli, tutto è chimica. E inoltre siamo circondati da chimica, perché acqua potabile, computer, televisori contengono tutti componenti che sono fondamentalmente preparati attraverso processi chimici. Perfino le emozioni sono scambi di molecole. Come possiamo immaginare, durante un bacio si liberano, il nostro corpo produce dei neurotrasmettitori e degli ormoni che danno un senso di protezione, di sicurezza alle persone, e anche di desiderio alle persone che si baciano. Quindi la chimica è una disciplina importante che è all'interfaccia con molte altre discipline scientifiche e si integra perfettamente con queste altre. Diciamo che in alcuni casi non potrebbe esistere, per esempio, anche la biologia, per esempio, molto spesso tratta di composti chimici e trasformazioni chimiche in processi naturali. D'altra parte, le nanotecnologie sono una scienza relativamente nuova, sono delle tecnologie, potremmo parlare di nanoscienze, sono delle tecnologie che scoprono il veramente piccolo del nostro mondo. Quindi di solito siamo in questo intervallo di dimensione, cioè intorno al miliardesimo di metro, fra un miliardesimo e 100 miliardesimi di metro. Ovviamente questi vengono chiamati nanometri, e si può arrivare a questa dimensione attraverso due approcci: l'approccio dall'alto o l'approccio dal basso. L'approccio dall'alto è di solito privilegio dei fisici, che attraverso delle macchine sofisticate riescono ad arrivare a manipolare gli oggetti molto piccoli. I chimici ci arrivano dal basso, perché diciamo, le molecole sono piccole e riusciamo a metterle insieme per creare un oggetto che per le nostre dimensioni è molto grande. E quindi, diciamo, anche le nanoscienze pervadono un po' tutti i settori, perché sono state utilizzate per trovare soluzioni in campi veramente diversi e disparati come questi della diapositiva. Quindi quello che abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di mettere insieme queste due discipline per creare un approccio innovativo a problematiche importanti. E quindi oggi parleremo di sinergia tra chimica e nanotecnologie per trovare soluzioni a sfide difficili. Quali sono queste sfide difficili? Diciamo, ovviamente ognuno può cercare, può individuare delle sfide
diverse, però in generale noi possiamo dire che alcuni tra i problemi più importanti del nostro mondo riguardano l'energia, l'acqua, la fame, l'ambiente, la povertà, le guerre, insomma sono problemi importanti e la popolazione della Terra sta continuando a crescere. E quindi avremo sempre più bisogno di acqua, di energia, di cibo, eccetera, eccetera. Ora, uno dei problemi che possiamo affrontare con questo approccio misto della chimica e delle nanotecnologie è un problema relativo all'energia. Come voi sapete, oggi come oggi, noi stiamo utilizzando le risorse naturali come questi tre poveri imbecilli che stanno utilizzando il loro sostentamento per scaldarsi temporaneamente, ma non capiscono che a un certo punto il legno finirà e quindi probabilmente finiscono le risorse. E questo lo sappiamo che il petrolio prima o poi finirà, non sarà immediato, quindi non riguarda le nostre generazioni, però per le generazioni successive il problema si pone. E se guardiamo il grafico con cui le risorse naturali vengono utilizzate e soprattutto il bisogno di energia che continua a crescere, possiamo immaginare che ci sarà sempre più bisogno di energia per i prossimi decenni. Quindi una delle soluzioni ovviamente potrebbe essere l'energia solare. Questo è uno dei, diciamo, dei filoni di ricerca più ambiziosi in questo momento. Basta tenere in conto che un'ora di energia solare corrisponde all'energia consumata sulla Terra in un anno. Quindi il Sole ci dà una quantità di energia enorme che però potrebbe essere utilizzata, perché basterebbe ricoprire lo 0,16% della superficie terrestre con pannelli solari che funzionano al 10% di efficienza per produrre la quantità che serve al mondo in termini di energia. Questo è uno degli approcci che oggi viene utilizzato, viene diciamo, studiato per poter arrivare alla soluzione dell'energia. Ovviamente esistono già i pannelli solari e questo già sta cominciando ad alleviare un poco le richieste di energia da parte del mondo. Un'alternativa a questa, ovviamente ci sono molte altre possibilità di fonti alternative di energia, però oggi vorrei parlare di questo approccio che Jules Verne aveva descritto nel suo libro dell'Isola Misteriosa più di 150 anni fa. Cioè, che cosa utilizzeremo al posto del carbone quando questo finirà? In questo libro Verne mette in bocca al suo protagonista, dice acqua, come acqua? Acqua però decomposta nei suoi elementi costitutivi, cioè l'acqua potrebbe essere il carbone del futuro. L'acqua è formata, come tutti voi sapete, da ossigeno e idrogeno. Il legame ossigeno-idrogeno è un legame molto forte, però in certe condizioni si può rompere e rompendo il legame ossigeno-idrogeno è possibile formare un legame idrogeno-idrogeno. Ecco che si forma la molecola di idrogeno, che è una fonte di energia veramente potente, perché bruciare l'idrogeno produce una quantità di energia enorme. Quindi, diciamo, giusto per fare un esempio, se noi potessimo dividere l'acqua nei suoi componenti e quindi produrre idrogeno da una piscina olimpionica, noi produrremmo l'energia necessaria a tutto il mondo. Quindi basterebbe scindere l'acqua di una piscina olimpionica. Quindi l'idrogeno è un vettore energetico incredibile e siccome è un atomo molto piccolo ha un, diciamo, un contenuto di energia, il più alto contenuto di energia per unità di massa. E l'acqua e l'idrogeno si combina con l'ossigeno in una reazione fortemente esotermica, cioè produce un sacco di energia
e poi produce acqua, che ovviamente sarebbe un prodotto secondario completamente innocuo. Ovviamente se questa reazione è fortemente esotermica, cioè se produce molta energia, la reazione opposta ha bisogno di moltissima energia. Quindi la reazione di divisione dell'acqua nei suoi componenti è una reazione molto difficile e che costa moltissima energia. Un approccio molto semplice sarebbe l'approccio della cosiddetta elettrolisi. Basterebbe mettere due poli, un polo positivo e un polo negativo, a contatto con una soluzione di acqua, si avrebbe lo svolgimento da una parte di ossigeno e dall'altra parte di idrogeno in una maniera molto conveniente. Però cosa succede? Che per fornire, cioè per fare questo esperimento noi abbiamo bisogno di moltissima energia e alla fine il bilancio non è per niente favorevole. Noi dovremmo spendere più energia di quella che poi ricaveremmo dalla produzione di idrogeno. E oggi come oggi l'idrogeno che viene utilizzato per esempio per i razzi spaziali viene prodotto attraverso questa reazione che si chiama steam reforming ed è una reazione incredibilmente costosa, perché voi immaginate, partiamo da metano, quindi un combustibile fossile, e scaldato a 1000 gradi praticamente. Voi dovete immaginare una fornace che scalda a 1000 gradi, quindi abbiamo bisogno di fornire un sacco di energia e con questa reazione si riesce a produrre idrogeno, che poi viene, il contenuto di idrogeno viene aumentato quando il monossido di carbonio viene ulteriormente ossidato a biossido di carbonio, anidride carbonica. Quindi comunque si produce anidride carbonica, comunque si parte da un combustibile fossile, comunque si utilizza un sacco di energia per produrre idrogeno. Quindi questo è il metodo che oggi viene utilizzato per produrre idrogeno, che quindi è molto sconveniente. Allora, cosa dobbiamo fare? Questo è, dal punto di vista chimico, l'andamento della reazione, che è molto sfavorevole dal punto di vista dell'energia, quindi che cosa dobbiamo fare? Possiamo utilizzare l'approccio della natura, cioè le piante ogni giorno, ogni momento, quando arriva un fotone dal sole, ossida l'acqua a ossigeno, vedete, e produce quattro protoni che poi vengono trasportati in un altro posto che si chiama un altro posto dove vengono effettuate altre reazioni e la CO2 viene trasformata in zuccheri e quindi si ha dopo la produzione di frutti e di fiori da parte delle piante. Però essenzialmente il processo di ossidazione dell'acqua a ossigeno, che è il processo più difficile, viene effettuato ogni momento dalle piante attraverso il fenomeno della fotosintesi clorofilliana. Quindi quello che succede normalmente è che arriva la luce del sole sulle foglie attraverso una serie di antenne che convogliano l'energia nel cosiddetto centro di reazione. Noi abbiamo che l'acqua viene ossidata da una parte ossigeno e dall'altra parte i protoni e gli elettroni che si liberano vengono utilizzati per trasformare la CO2 in carboidrati. Ora, se noi guardiamo come è fatto il centro di reazione attraverso questi studi che hanno portato al premio Nobel nel 1988, noi abbiamo che il centro di reazione è situato in questa zona qui. Ci sono delle clorofille che assorbono la luce e la trasportano fino a cedere un elettrone ai chinoni che poi si muovono e trasportano questa energia nel centro di reazione. Ora, attraverso degli studi molto importanti a cui hanno contribuito anche il nostro nuovo socio Roberto Bassi, il centro di reazione potrebbe essere questo, in cui noi abbiamo una corolla di porfirine che circondano il centro di reazione. Quindi, se guardiamo un poco più nel dettaglio, vediamo questa costruzione che avviene nelle foglie. È una costruzione speciale che noi vogliamo riprodurre
Quindi, se noi volessimo in laboratorio produrre questo schema di questa struttura così importante, noi dovremmo, in un processo che chiameremo fotosintesi artificiale, noi dovremmo avere un'antenna che cattura la luce, la trasporta al centro di reazione e poi dovremmo avere un catalizzatore che ossida l'acqua a ossigeno. E se guardiamo il catalizzatore usato dalla natura, il catalizzatore utilizzato dalla natura contiene 4 atomi di manganese e un atomo di calcio, arrangiati in questa maniera che sono appunto stati studiati nel corso degli anni. Allora, per arrivare ad avere un catalizzatore particolarmente stabile e utilizzabile in questo tipo di reazioni, noi abbiamo collaborato con la professoressa Marcella Bonchio di Padova, che è anche protettore alla ricerca, che è una bravissima ricercatrice straordinaria che ha preparato nel suo laboratorio questo catalizzatore. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, però il cuore del catalizzatore sono 4 atomi di rutenio che possono in qualche maniera somigliare al catalizzatore naturale con gli atomi di manganese e che sono atomi sufficientemente forti e abili da ossidare l'acqua a ossigeno. Allora il nostro sistema catalitico è fondamentalmente questo. Noi abbiamo il catalizzatore che è il catalizzatore della Bonchio, abbiamo un fotosensibilizzatore, quindi un'antenna che è un composto organico molto stabile contenente delle cariche positive. Queste cariche positive porteranno ad avvicinare questo quest'antenna al catalizzatore che carico negativamente. E poi avremo bisogno di un agente sacrificale perché ci serve poi per rigenerare le cariche. Quindi quello a cui vogliamo arrivare è un catalizzatore circondato dalle antenne che a un certo punto possa servire allo scopo. E quindi questo l'abbiamo chiamato un quantasom artificiale, cioè l'unità più piccola usata dalla natura per la fotosintesi clorofilliana, e in qualche maniera questo dovrebbe assomigliare a questo sistema qui. Vedete, ci sono 5 antenne con al centro il catalizzatore. Più o meno dovrebbe somigliare a questo. Allora, lo schema che ci siamo prefissi è stato noi mandiamo la luce, l'antenna lo cattura, ossida il catalizzatore ossida l'acqua a ossigeno. E quindi noi dovremmo avere produzione di ossigeno dall'acqua utilizzando la luce e questi componenti. Attraverso degli studi condotti in collaborazione con il sincrotrone di Trieste, in cui ovviamente non mi addentro, noi abbiamo potuto vedere che la distanza fra questi due complessi è di 1,6 nanometri, mentre la distanza in verticale è di 2,3 nanometri. Quindi attraverso queste misure molto complesse è stato possibile capire che i componenti si arrangiano in questa maniera e poi ulteriormente per formare dei multistrato composti tutti quanti da questi complessi di base. Quindi abbiamo un assemblaggio gerarchico e bidimensionale che poi si arrangia in 3 dimensioni. Quindi quello che succede praticamente qui visivamente lo possiamo vedere, le antenne si mettono intorno al catalizzatore proprio perché hanno delle cariche opposte e quindi si avvicinano per attrazione elettrostatica. Questo lo possiamo simboleggiare con questo botoletto che dopo si arrangia per formare dei complessi un poco più vasti e dopo questo forma questa struttura ancora più complessa che alla fine dà luogo a questa specie di struttura, questa struttura gerarchica che somiglia molto alla
membrana del cloroplasto, cioè la struttura che le foglie utilizzano per catturare l'acqua e produrre ossigeno. Quindi noi l'abbiamo studiato nel dettaglio, abbiamo visto che effettivamente al buio non si produce nessuna corrente, quindi non c'è ossidazione, mentre invece con la luce abbiamo sviluppo di ossigeno e quindi ossidazione dell'acqua. Quindi questo è un sistema che ossida l'acqua a ossigeno e contemporaneamente è molto facile ridurre i protoni a idrogeno. Quindi questo è un modo in questo momento molto efficace, perché se noi confrontiamo con i sistemi stato dell'arte, vediamo che il nostro sistema, che è questa colonna qui, è molto più efficiente rispetto agli altri dello stato dell'arte. Quindi questa è una ricerca che stiamo ancora effettuando, ovviamente, con la professoressa Bonchio, e speriamo che ci porti lontano. Abbiamo già nuovi risultati. L'altro tema che volevo affrontare riguarda le malattie e in particolare la lesione del midollo spinale. Allora, come voi sapete, il cervello umano controlla praticamente tutti i nervi che poi si diramano per il corpo e che controllano quindi il movimento delle mani, il movimento delle braccia e tutti i movimenti del corpo. Ora, se arriva una lesione del midollo, della spina dorsale, quindi anche del midollo, a qualsiasi livello, ci sarà una perdita del controllo dei nervi da parte del cervello e quindi impossibilità al movimento di questi nervi e quindi degli arti periferici che sono controllati. Quindi la lesione del midollo spinale è una delle malattie più brutte, perché in questo momento non ci sono cure valide per alleviare questa malattia. Può succedere, soprattutto è brutta perché colpisce giovani che magari attraverso un incidente stradale o un incidente di sportivo lesionano la spina dorsale e quindi perdono per esempio l'uso delle gambe o addirittura certe volte anche l'uso delle braccia. Quindi è una malattia terribile che in questo momento non ha cure. E quello che succede è che nel punto in cui si verifica la lesione, invece che rigenerare i nervi, il corpo umano si oppone alla crescita di nervi perché vengono fuori delle cicatrici, e le cicatrici si oppongono, sono isolanti e bloccano la trasmissione del segnale elettrico attraverso le due parti del moncone. Allora, quello che noi abbiamo pensato circa 20 anni fa è stato: perché non utilizziamo nanotubi di carbonio per collegare le parti del midollo spinale che sono impossibilitate a comunicare perché c'è la lesione. E perché proprio nanotubi di carbonio? Perché i nanotubi di carbonio hanno una caratteristica particolare, che cioè sono conduttivi, sono metallici, quindi trasportano elettroni molto molto velocemente. Allora, i nanotubi di carbonio sono un'entità nanometrica, perché il loro diametro in generale è 1 o 10 o 50 nanometri, ma la cosa importante è che noi possiamo considerarli come dei minuscoli fili elettrici che trasportano gli elettroni e quindi possono in un certo senso rigenerare la comunicazione fra le due parti del midollo spinale. Allora, abbiamo cominciato tanto tempo fa con la professoressa Ballerini, professoressa di fisiologia, neurofisiologia della SISSA, in quel periodo stava all'Università di Trieste, e abbiamo cominciato naturalmente dagli esperimenti più semplici, che vi riassumerò molto velocemente. Abbiamo praticamente depositato nanotubi di carbonio sopra
un vetrino da microscopia per poterli poi osservare al microscopio. Sulla superficie di nanotubi di carbonio abbiamo depositato neuroni neonatali, cioè neuroni appena nati di ratto, che dopo vengono lasciati per circa 2 settimane a crescere. Quindi quando crescono i neuroni fanno partire delle diramazioni dal loro nucleo e vanno a cercare gli altri neuroni per poter comunicare. Quindi quello che fanno i neuroni, vedete, questi pallini illuminati sono i nuclei di neuroni depositati su una superficie che ci fa vedere quelli che si illuminano, praticamente sono quelli che stanno comunicando fra di loro. Ci sono delle diramazioni che qui non vediamo, i dendriti, però vedete, per esempio, in questo momento stanno comunicando tutti insieme, cioè i neuroni fra di loro hanno come scopo quello di trasmettere segnali elettrici e comunicare uno con l'altro. Allora, questa è una superficie, quella che vi dicevo prima, del vetro coperto da nanotubi di carbonio, e su questa superficie abbiamo fatto crescere i neuroni. Vedete, questi sono i corpi dei nanotubi di carbonio, dei neuroni, e ci sono anche, vedete, questi allungamenti, questi dendriti che i neuroni emettono e fanno crescere per poter comunicare con gli altri neuroni. Quindi diciamo che, per esempio, questo neurone qui sta comunicando con questo neurone qua, il quale sta comunicando con questi altri, poi di qua sta comunicando con questi, quindi qui c'è una popolazione di neuroni che stanno comunicando fra di loro. Questo neurone, se noi allarghiamo un poco l'immagine, vediamo, per esempio, questo è il dendrite di un altro neurone che tocca qui, e quindi qui avviene il fenomeno cosiddetto della sinapsi, che è il punto in cui avvengono il trasferimento di informazioni da un neurone all'altro. Sullo sfondo potete vedere i nanotubi di carbonio, e potete vedere che i nanotubi di carbonio e i neuroni sono perfettamente integrati. Vedete, anche qui si vede ancora di più. Sembra che i nanotubi di carbonio e i dendriti siano un'unica cosa. Allora, quello che abbiamo fatto, appunto, in collaborazione con la professoressa Ballerini, è l'utilizzo del patch clamp. Il patch clamp è praticamente un elettrodo, una micropipetta che viene inserita nel corpo del neurone, che mette in comunicazione il neurone con l'elettrodo. E quindi attraverso questo elettrodo si può stimolare il neurone a produrre segnali, oppure si può registrare la cosiddetta attività spontanea, cioè vedere che cosa fa un neurone, se ha una certa attività, cioè se manda segnali agli altri neuroni, se sta bene, se comunica, eccetera. E quello che abbiamo visto nel primo esperimento che abbiamo effettuato, appunto, 20 anni fa, è stato che rispetto al controllo, questi sono dei segnali che si osservano con questa micropipetta, e quello che si può capire qui è che rispetto al controllo, qui abbiamo un intervallo di circa 2-3 secondi qua. In 2-3 secondi questo è un neurone che sta comunicando con gli altri neuroni, quindi sta mandando dei messaggi, e questi sono i messaggi che manda. Cambia la corrente, quindi si registra la corrente essenzialmente. Quello che vediamo è che rispetto al controllo, cioè sul vetro, i neuroni sui nanotubi di carbonio mandano molte più informazioni. Quindi è evidente che i neuroni su questo letto molto più conduttivo riescono a comunicare in maniera più efficace. Questa è un'altra misura, vedete anche qui che i segnali che i neuroni si mandano sono molto più numerosi nel caso in cui utilizziamo questi nanotubi di carbonio. Allora, questo abbiamo cercato di giustificarlo. Come si giustifica? Probabilmente i nanotubi sono molto più conduttivi dei neuroni, e quindi fanno una specie di cortocircuito, e quindi portano il segnale molto più velocemente. Un'altra cosa che abbiamo potuto obiettivamente misurare è la quantità di sinapsi. In presenza di nanotubi di carbonio, i neuroni esprimono molte più sinapsi. Quindi,
comunicano molto più facilmente, probabilmente perché i nanotubi di carbonio li aiutano a trovarsi uno con l'altro. Allora, successivamente abbiamo fatto un altro esperimento, in cui abbiamo messo non cellule neuronali, ma un intero tessuto di midollo spinale. Quindi questo è come se fosse un piccolo organo che abbiamo depositato sui nanotubi di carbonio e ne abbiamo depositati due fettine di midollo a distanza in cui non dovrebbero comunicare fra di loro, e quello che abbiamo fatto, abbiamo registrato la loro attività spontanea e poi anche abbiamo stimolato uno delle due fettine per vedere che ripercussioni aveva su questa fettina e eventualmente sull'altra fettina. Quello che abbiamo visto, tanto per cominciare la morfologia, vediamo, qui c'è il controllo, cioè senza nanotubi. Qui vediamo le due fettine che emettono queste fibre molto grosse, fibre nervose molto grosse, che però non si toccano, vedete, sono fibre così. Nel caso dei nanotubi invece le fibre che si formano, le fibre nervose che si formano sono molto più sottili, però c'è una rete intricata di nervi fra le due fettine. Quindi questo già promette bene. Poi abbiamo guardato l'attività elettrica spontanea e quindi abbiamo visto che le due fettine hanno un'attività spontanea completamente indipendente, cioè i segnali che mandano sono completamente indipendenti. E se noi stimoliamo una delle due fettine, questi puntini sono lo stimolo che noi mandiamo, vediamo che una delle due, quella stessa dove c'è lo stimolo, reagisce immediatamente, vedete, ogni volta che mandiamo un segnale reagisce, mentre l'altra è completamente stabile, non risente assolutamente di questa attività. Quando noi invece passiamo ai nanotubi di carbonio, vediamo che già l'attività spontanea è sincronizzata, quindi le due fettine in questo momento hanno un'attività spontanea che è completamente sincronizzata. E se noi stimoliamo una, vedete, questa reagisce subito, ma anche l'altra reagisce subito. E quindi, in pratica, attraverso questo esperimento, noi abbiamo visto che i nanotubi di carbonio riescono a unire le due fettine come se fossero un unico organo. Quindi questo era un esperimento molto importante e molto promettente, quindi l'esperimento successivo doveva essere quello di impiantare i nanotubi di carbonio dentro il midollo lesionato. Per far questo abbiamo dovuto ovviamente lesionare il midollo di un ratto e al suo posto mettere dei nanotubi di carbonio. Quello che succede attraverso studi di risonanza magnetica di immagine è possibile vedere quello che succede al midollo. Questo è il midollo senza nanotubi di carbonio. Quello che succede è che la lesione praticamente si collassa, si formano delle cicatrici, collassa, non c'è più il vuoto che invece vediamo qua. Questo, vedete, questo nero. I nanotubi sono scuri alla risonanza magnetica, praticamente questa parte scura sono i nanotubi di carbonio che hanno resistito, vedete, dopo 4 mesi sono rimasti nell'impianto. E quindi attraverso la risonanza magnetica è possibile studiare che cosa succede alle lesioni. Questa è diciamo il midollo spinale del ratto dopo 4 mesi. Vedete che qui al posto della lesione non si è formato niente, probabilmente si sono formate delle cicatrici che non si vedono in questa immagine di risonanza magnetica. Guardate cosa succede con i nanotubi. Praticamente tutta la zona dei nanotubi è stata invasa. Questi non sono nanotubi di carbonio, queste sono fibre nervose che sono cresciute all'interno della lesione. Quindi i nanotubi di carbonio hanno favorito la formazione di nervi. E quindi ovviamente questo è ancora più promettente di prima. Quindi noi possiamo vedere che i nanotubi di carbonio evitano la formazione delle cicatrici e invece stimolano la formazione di nervi. Allora, questo serve
dal punto di vista dell'attività motoria per rigenerare il segnale elettrico. Allora, per far questo abbiamo bisogno di esperimenti di comportamento. In pratica questo è un esperimento. Allora, qui devo premettere che i ratti hanno un'abilità particolare, non sono come l'uomo. I ratti riescono a riprendere a camminare anche dopo un certo tempo, anche se gli tagliamo il midollo spinale, perché riescono a trovare una strada per rigenerare i nervi e portarli agli arti. E quindi, diciamo, qui bisogna fare il confronto fra il ratto come modello e il ratto con i nanotubi di carbonio. Allora, quello senza nanotubi di carbonio, vedete che già al primo giorno, questo è una specie di comportamento di camminamento, insomma, il ratto cammina su questa griglia e viene registrato attraverso questo grafico. E praticamente già dal primo giorno si vede che il ratto con i nanotubi di carbonio ha recuperato, diciamo, se questo è il punteggio del ratto sano, noi abbiamo una perdita immediata e poi un recupero, e vedete che il recupero è più veloce nel caso di nanotubi di carbonio. Questo è un altro esperimento. Anche qua possiamo vedere che abbiamo una perdita di punteggio e però il recupero, vedete, è molto migliore, molto più veloce nel caso dei nanotubi di carbonio. Quest'ultimo è la forza con cui il ratto poggia la zampina per terra, e vedete che quando utilizziamo i nanotubi di carbonio, praticamente già il primo giorno 8 ratti hanno ripreso a camminare più o meno regolarmente, mentre invece senza i nanotubi ci vogliono 5, 6, 7 giorni. Quindi questo è un esperimento fondamentale, molto importante, che ci fa ben sperare per poter un giorno magari utilizzare i nanotubi di carbonio per la cura delle lesioni da midollo spinale. Qui, diciamo, concludiamo. Spero di avervi almeno in parte fatto capire quanto entusiasmo e quanta passione noi mettiamo nelle nostre ricerche, perché vediamo anche risultati che possono portare a un miglioramento delle condizioni generali della società e delle persone. E questo è il mio gruppo di ricerca, quello di San Sebastiano e quello di Trieste insieme. Ovviamente questo è un lavoro che non faccio io, ma che fanno i miei collaboratori, e oltre a questi devo ringraziare soprattutto la professoressa Marcella Bonchio a Padova e la professoressa Laura Ballerini a Trieste. E vorrei concludere con una piccola un piccolo apologo. Di solito la chimica viene maltrattata a livello di media. Questo è uscito sul Corriere della Sera, vedete, alcuni anni fa. Purezza sì, chimica no. Cioè la parola chimica viene utilizzata per indicare sporcizia, per indicare impurezza, per indicare tossicità, eccetera. Questo ovviamente è un modo di vedere le cose un po' distorto, perché, come vi ho fatto vedere prima, tutta la nostra vita è pervasa di chimica, quindi tutto è chimica. È la chimica usata male che può portare danni. Allora, se noi pensiamo a un mondo senza chimica, per esempio, vedete questi uomini delle caverne che una volta non vivevano fino a più di 30 anni, anche se vivevano in un ambiente completamente pulito, e chiamiamolo così, senza chimica. E concludo dicendo: la chimica non sempre ha il rispetto e il credito che merita, ma ha un potere enorme. Noi riusciamo a creare oggetti, materiali e cose che non sono mai esistite. E un chimico molto famoso della Harvard University racconta in uno dei suoi articoli questa conversazione che ha in varie occasioni, quando a parties o sugli aeroplani. Una persona dice: che cosa fai tu? E lui risponde: sono un chimico. E dice: chimica è la materia in cui mi bocciavano a scuola. Che cos'è comunque che fanno i chimici? Dice: io faccio
do due risposte. La prima è, beh, facciamo farmaci come statine, molto utili, sono inibitori di una proteina, la riduttasi, e aiutano a controllare la biosintesi del colesterolo e diciamo, curano le malattie cardiovascolari. E questa risposta di solito finisce la conversazione, troppo tecnica. L'altra è, noi cambiamo il mondo, il modo in cui viviamo e moriamo. E questa sembra che funzioni meglio. Ecco, grazie a tutti. Grazie, grazie per questa interessante, complimenti, interessante relazione. Credo che possiamo assegnare anche... Possiamo anche consegnare. Possiamo anche, sì, consegnare il premio che ancora non era stato consegnato. Dal momento che è giunto dottor Biondetti, il vincitore Pierpaolo Biondetti. Esatto. Dovevo averlo qua attorno. Dottor Biondetti, ecco, bravo. Se vince il premio Lenarduzzi. È il premio Lenarduzzi, ho il piacere di consegnare l'assegno. Abbiamo già letto le motivazioni. Le motivazioni sono state lette e quindi tutto è a posto. Grazie, complimenti. Ben arrivato. Bene, noi possiamo chiudere. Chiudiamo in un modo insolito perché chiudiamo giusto in tempo per non essere travolti dal suono della marangona che quasi ogni anno... A mezzogiorno obbliga tutti a correre a chiudere le finestre perché non si sente più niente se non il suono della campana. Grazie a voi per essere venuti e ci vediamo in istituto a Palazzo Franchetti. Grazie ancora e buona giornata.